Dalle ultime elezioni politiche un tormentone è tornato nel dibattito politico e culturale del paese, sta tornando un nuovo fascismo, c'è il rischio di un nuovo fascismo, tutto torna attuale e un libro quest'anno ha collegato il tempo della crisi che ha prodotto il fascismo al tempo della crisi che ha prodotto la Terza Repubblica. Ovviamente il Novecento di Sgarbi e il Lemme di Scurati ci portano dentro questa puntata. E allora lo faremo questo viaggio, un viaggio nella storia e un viaggio nel presente, rivisitando quelli che sono oggi in Italia i luoghi simbolo del fascismo. Lo facciamo con grandi personaggi. Vittorio Sgarbi, qui con noi. Antonio Scurati, lo scrittore del bestseller M, neo vincitore del premio Strega, buonasera e benvenuto. E con Giordano Bruno Guerri, storico e custode testamentario del Vittoriale, ma anche con un ospite d'eccezione, un grande attore. Massimo Popolizio, che ha recitato per noi. A fra poco. A tra poco. Buonasera e bentrovati a una puntata speciale di In Onda, davvero speciale per il parterre, per gli ospiti che abbiamo questa sera. Una puntata che vorrebbe gettare una luce su un periodo storico straordinario, direi determinante del nostro paese, ma non solo, perché non parleremo soltanto del fascismo partendo dal grande libro neo vincitore del premio Strega scritto da Scurati M, ma cercheremo di capire quali sono le implicazioni del presente e perché c'è tutta questa grande attenzione attorno al fascismo. Allora io partirei esattamente da qui, prima di dare la parola al grande attore Popolizio che ci fa rivivere le pagine di Scurati. Sgarbi, secondo lei il successo, diciamo, dell'affrontare questo periodo storico, da che cosa è determinato? Dalla debolezza del presente, dalla distanza dal fascismo, che non impone più la retorica di essere antifascisti a chi non ha neanche sentito parlare del fascismo, come molti giovani, i quali, fra la figura di Mussolini e quello che se ne sente dire, o se ne vede in film e in documentari, e le figure degli attuali leader politici, evidentemente è indotto a riflessioni nostalgiche, che non vuol dire nostalgia del fascismo, ma nostalgia dell'uomo forte. Allora, non esiste un pericolo fascista, e non esiste neanche la necessità di proclamarsi antifascisti per chi, come noi tre, siamo tutti post-fascisti. Credo. Dentro lo studio e fuori dallo studio. No, l'antifascismo, poi tu sei ebreo, per cui hai delle ragioni, però c'è una grande retorica nel combattere chi è stato già abbattuto. È inutile. Però l'antifascismo, quindi, è un valore costituzionale. Sì, però quando poi vai a vedere i valori di Casa Pound, 0-3. Allora, dove è il pericolo reale? Cioè, se fosse un pericolo reale avrebbe... Diciamo allora, sì, che il fascismo è Salvini? E allora ecco lì... 38%, 37%, ci arriviamo, è veridico? Quindi voglio dire, tratta di capire cosa vuoi dire con fascismo. Se vuoi dire quel fascismo da cui siamo tutti lontani o qualcosa che si manifesta come una presenza forte, la quale peraltro ottiene consenso, perché da ogni parte ci vorrebbe ancora il Duce e arriva Salvini. Allora lì il nesso c'è, perché Salvini è forte e Di Maio è fragile. Forse questo, però non è cioè, fascismo. Salvini risponde a una dei cardini, il bisogno dell'uomo forte, però come dire, i parallelismi sono dettati anche da questo momento particolare, che è simile a quello dell'Italia del 19, cioè saltano le categorie tradizionali, muore la vecchia classe dirigente, tutto questo innerva il libro di Scurati. E allora Popolizio, per leggere il primo brano, veramente molto attuale, bellissimo, il brano che racconta la fine delle categorie e degli assi cardinali del passato. Chi sono i fascisti? Che cosa sono? Benito Mussolini, loro ideatore, ritiene l'interrogativo ozioso. Ah, sì, certo, sono qualcosa di nuovo, qualcosa di inaudito, un antipartito. Ecco, i fascisti sono un antipartito, fanno dell'antipolitica. Benissimo. Ma poi la ricerca dell'identità si deve fermare qui. L'importante è essere qualcosa che permetta di evitare gli impacci della coerenza, la zavorra dei principi, le teorie,
e la conseguente paralisi Benito Mussolini le lascia volentieri ai socialisti. Cesare Rossi ha ragione nella diagnosi. I fasci non hanno un'idea del futuro, non sanno dove sboccare. Ma Cesarino sbaglia la prognosi. Questo deficit sarà la loro salvezza, non la loro condanna. Bisogna prendere la realtà a grandi linee. Beh, in fondo, ogni vita valeva un'altra vita, ogni sangue un altro sangue. I fascisti non vogliono riscrivere il libro della realtà, vogliono solo il loro posto nel mondo. E lo avranno. Non c'è più né sinistra né destra, si devono soltanto alimentare certi stati d'animo che affiorano in questo crepuscolo della guerra. Nient'altro, tutto qui. Il programma di Sansepolcro, soltanto un pezzo di carta, un'imbarazzante premessa. Ci hanno infilato parecchie richieste sconvolgenti, ma poi loro sono i fasci di combattimento e il loro vero programma è interamente racchiuso nella parola combattimento. Loro possono e debbono perciò permettersi il lusso di essere reazionari e rivoluzionari secondo le circostanze. Loro non promettono niente e manterranno la promessa. Allora, un libro interpretato da un grande attore è un nuovo libro, Massimo Popolizio. Conoscete la sua voce, il suo volto, ma soprattutto la sua interpretazione, quel È tornato, quel film in cui è entrato dentro il corpo di Mussolini con uno spirito quasi magico. Allora, volevo chiedere a Scurati un supplemento, ovviamente, su questo brano molto bello e cruciale, e anche che sensazione fa vederlo interpretato così? Ma mi fa molto piacere, perché io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma ho grande stima di Popolizio come attore, soprattutto teatrale, e per uno scrittore sentire, diciamo, le proprie parole, poi in questo caso sono le parole di Mussolini, le stesse parole che lui usava, ci tengo a sottolinearlo per gli spettatori. Quando sentite Mussolini che dice di se stesso, della propria creatura politica nel 1919, noi siamo un antipartito, noi siamo l'antipolitica, non pensiate che sono parole che io, Antonio Scurati, e il presente prestano a Mussolini. Sono parole che inventò e creò Mussolini 100 anni fa, e che in qualche misura, con tutti i debiti distinguo, riecheggiano ancora nel presente. Ecco, comunque, sentire le parole che comunque io ho scritto, restituite dall'arte di un grande attore come Popolizio, è al tempo stesso straniante e entusiasmante. Per me è una grande gratificazione. È solo un supplemento sul contenuto, no? Perché il fascismo di Sansepolcro, quello della fondazione, è sempre stato diverso dal fascismo regime. L'operazione più importante del suo libro, Scurati, è aver scoperto l'attualità di questo fascismo che era un po' in secondo piano rispetto alla retorica del ventennio. Questo fascismo è molto moderno e molto attuale oggi. Sì, certo, aver raccontato il fascismo delle origini e della lotta per la conquista del potere ci restituisce un'immagine anche del suo leader, del suo fondatore, di Benito Mussolini, molto diversa da quella che si è poi depositata, sedimentata, diciamo così, nell'immaginario collettivo. Quando noi pensiamo, quelli di noi che ancora ne sanno qualcosa, perché aveva ragione Sgarbi che le nuove generazioni sono quasi del tutto ignare, pensiamo a Mussolini, pensiamo di solito al Mussolini degli anni 30, al Mussolini già detentore di un potere quasi assoluto, che dal balcone di Palazzo Venezia teorizza, pontifica su quello che dovrà essere l'italiano nuovo. Lui usava questa espressione: io voglio risagomare gli italiani, perché non li amava molto così come erano. Il Mussolini che ha una dottrina, che ha un'ideologia del fascismo, ma se invece noi andiamo a riscoprire il Mussolini delle origini, quello del 19, 20, 21, scopriamo sorprendentemente quello che io definirei un uomo cavo, cioè un politico la cui dirompente novità consiste in realtà nel non avere idee, nel non avere ideali, nel non avere lealtà, fedeltà
vincoli ideologici di nessun tipo, ma di riuscire ad essere il prototipo di un nuovo tipo di leader che dominerà il secolo successivo, ma non solo in Italia, e che noi solo così approssimativamente possiamo definire populista, che è capace nell'era della politica delle masse di guidare le masse non precedendole verso degli ideali, degli obiettivi, dei fini strategici lontani e alti che lui vede e che le masse non vedono, ma è capace invece di guidarle seguendole. Standogli un passo indietro, lui diceva di sé orgogliosamente: io sono l'uomo del dopo, cioè fiutando con un fiuto da animale, e questa era anche questa è una definizione che lui dava di se stesso, gli umori anche più bassi, più atrabiliari, più neri delle masse, e alimentarli, soffiare su quel fuoco che brucia in basso, che brucia non, diciamo così, nella parte alta dell'intelletto, delle virtù, ma più nella parte bassa, dove si spende il grosso della vita, nelle paure, nei risentimenti, nei timori. Allora, continuiamo su questa traccia che ci sta dando Oscurati, per cercare di affrontare un altro aspetto, che è quello del ruolo degli intellettuali, perché nel ventennio, anche questo ci può riportare a oggi, no Sgarbi? Nel ventennio però in particolare c'è stato un grande intellettuale, Gabriele D'Annunzio, per questo voglio introdurre Giordano Bruno Guerri, che di professione fa lo storico oltre che il giornalista, e vorremmo iniziare questo nostro viaggio nei luoghi del fascismo partendo proprio da là, da Bruno Guerri e dal Vittoriale. Che ci ha aperto le porte di quella incredibile magione. E adesso le vedremo. Momento! Ci sei? Aiutaci a capire dove sei, in quale stanza sei e che cosa ci racconterai di questo luogo simbolo d'Italia. In questo momento sono nella sala del mappamondo, c'è un grande mappamondo che rappresenta la potenza di Venezia, e è una stanza che piacque molto ad Annunzio, perché quando la comprò la casa, c'erano i libri del precedente proprietario. Ecco, aspetta. Töde, uno studioso dell'arte tedesco. Meraviglioso, un quadro. E lui prese anche i libri. E qui ci sono i suoi parenti. D'Annunzio riconosce come simili a lui tre personaggi. Dante Alighieri, Napoleone e Michelangelo dietro di me. Vediamo quello che abbiamo girato, la stanza da letto, vediamo l'immagine e parla, commentale tu. Qui siamo nella stanza del mascheraio, cioè l'anticamera degli ospiti sgraditi, e qui venne fatto accomodare Mussolini quando venne in visita ufficiale da capo del governo nel 25. Mussolini fu costretto a sedere davanti a quello specchio dove c'è scritto: ricorda che sei vetro contro acciaio. Adesso siamo entrati nella stanza della Leda, ovvero la camera da letto. Su quel letto si mitizza che sia accaduto di tutto. Sì. In realtà le esperienze sessuali di D'Annunzio si svolgevano ovunque, sulla prua della nave Puglia, nei giardini, ovunque. Altre immagini tra poco le Niente vedremo. Niente di fascista, come vedete. Altre immagini tra poco le vedremo. Sgarbi, però, per tratteggiare la figura di D'Annunzio, può essere interessante capire proprio il ruolo degli intellettuali anche durante il periodo del ventennio. Il tema degli intellettuali è posto dai firmatari del manifesto antifascista, che furono soltanto 12 e che furono perciò stessi esclusi dalle università. Tra questi c'erano personalità. I professori che rifiutarono il giuramento di fedeltà al fascismo. Poi ci sono una quantità straordinaria. C'è un bellissimo libro di Boatti, sì. Preferirei no. Sì. Quindi questa è la parte, diciamo, più forte di resistenza, quando il fascismo ancora non aveva mostrato il suo volto peggiore. Però bisogna anche dire che una quantità di intellettuali di primo piano, invece, videro il potere non come protezione, ma come una vita parallela rispetto a quella che a loro veniva garantita
come letterati, scienziati, penso a Pirandello. Stiamo andando, Vittorio, vedendo mentre tu parli, queste immagini straordinarie girate con un drone del Vittoriale. Quindi grazie alla fondazione che ce le ha donate per questa diretta di stasera, e intanto possiamo ammirare da diversi punti di vista con questo drone il Vittoriale. Prego Vittorio, scusami. Viceversa, dicevo che ci sono personalità straordinarie che sono state fasciste, accademici d'Italia, senza vergogna, che vanno da Marconi a Pirandello, a Gentile, su cui occorre fare una riflessione a molti archeologi, alcuni invece hanno firmato il manifesto antifascista. Per cui occorre dire che quegli intellettuali non hanno ritenuto che il fascismo condizionasse la loro posizione, né che la favorisse. Per cui non possiamo condannarli. Da questo punto di vista D'Annunzio è forse quello che non avrebbe firmato né il manifesto fascista né quello antifascista, perché riteneva di essere sopra Mussolini, di essere stato con l'impresa di Fiume un uomo che aveva già dato alla storia. Per cui questa è tutta la commemorazione di una sua vita, sì, che è tutta letteratura. E letteratura è anche il Vittoriale. Cioè, bellissimo. Quelle stanze sono delle pagine letterarie, cioè sono dei luoghi che lui ha concepito. Sono delle pagine illustrate. Sì. Allora, solo un approfondimento, perché qui si incrociano i due personaggi, l'intellettuale precursore che però l'uomo cavo divora, quindi D'Annunzio, che pensa di poter essere capo politico con l'impresa di Fiume che citava Sgarbi, viene divorato in qualche modo e esautorato da Mussolini. Allora di nuovo il grande Popolizio legge M, in cui racconta quell'impresa dell'11 settembre 1919, un D'Annunzio vecchio e anche provato che però si fa prendere dal gusto dell'avventura. Gabriele D'Annunzio, 11 settembre 1919. Si è alzato dal letto febbricitante e ha indossato la divisa bianca con i colletti rialzati dei lancieri di Novara, tenente colonnello. Nessun civile è mai salito così in alto nella gerarchia militare per meriti di guerra. Ha 56 anni e si regge in piedi a stento. All'imbarcadero della Casetta Rossa, ad angolo con il Canal Grande, lo attende un motoscafo coperto. È la casa in cui è stato a lungo cieco dopo l'incidente aereo che gli ha tolto un occhio durante la guerra. L'intero suo corpo è un rottame. Venezia, vista da Mestre, è invece un pesce sventrato e ricomposto. Ad attendere Gabriele D'Annunzio sulla terraferma c'è un cabriolet Fiat 511 Sport. L'auto è rosso fiammante. Il veicolo scoperto rinfocola la febbre. Oltre all'autista alloggia un tenente dei granatieri di Sardegna che hanno segretamente giurato di strappare Fiume al presidio militare internazionale per restituirlo all'Italia anche a costo della sedizione. E Guido Keller, eccentrico astro nascente dell'aeronautica italiana, eroe di guerra pluridecorato, asso della leggendaria squadriglia di Baracca, nudista, bisessuale e vegetariano. I granatieri hanno dalla loro parte solo una legione di volontari della popolazione civile di Fiume, per lo più italiana, pronti a insorgere contro di loro. Il mondo moderno. Sono 187. Un anziano poeta mutilato li precede su un'auto sportiva color rosso fiamma. In quegli stessi giorni, un altro scrittore, il praghese Franz Kafka, annota nel suo diario: nella lotta che oppone l'individuo al mondo, punta sempre sul mondo. I 187 granatieri ribelli, invece, puntano sull'individuo. Si chiama Gabriele D'Annunzio. E questo è TV di servizio, caro Davide. No, non so se sia servizio pubblico, ma senza il canone. Scurati, proviamo ad approfondire la figura di D'Annunzio in relazione a Mussolini, visto che occupa molte
parte del suo libro. Ci può raccontare questa relazione speciale e particolare e perché è stata poi determinante anche nella costruzione del mito di Benito Mussolini? D'Annunzio, a questa altezza storica che qui raccontiamo nel 1919, è l'uomo a cui tutta l'Italia combattentistica, l'Italia reduce della prima guerra mondiale, diciamo così, con un certo orientamento politico, guarda come a un vero e proprio idolo, ed è da lui che si aspetta quell'assalto alla storia che anche Mussolini tenta e che gli riuscirà. Mussolini in realtà in un angolo, in un margine, è stato espulso dal Partito Socialista. Alle elezioni del 1919, del novembre del 1919, che seguono di due mesi la marcia di D'Annunzio su Fiume, Mussolini verrà sonoramente sconfitto. Pensate che i neonati fasci di combattimento, ancora movimento e non ancora partito, sebbene annoverassero nelle loro liste personaggi di grandissimo prestigio come Arturo Toscanini, che poi diverrà una bandiera dell'antifascismo nel mondo, ma che in un primo momento finanziò i fasci e accettò di candidarsi nella loro prima lista, lista che annovera anche Filippo Tommaso Marinetti, ebbene otterranno soltanto 4.100 voti, una sconfitta totale, non eleggeranno nemmeno un deputato, gli ex compagni socialisti sbeffeggeranno Mussolini con un episodio che io racconto nel romanzo, addirittura inscenando un falso funerale a bara aperta con un fantoccio di Mussolini e andando sotto le finestre del Popolo d'Italia, dove lui aveva la sua stanzetta di direttore, alla sua redazione, a schernirlo. Il giorno dopo sull'Avanti esce un finto necrologio, che è una finta breve in cronaca, che dice: ritrovato nel naviglio un cadavere in stato di putrefazione, si ritiene che sia il cadavere di Benito Mussolini. Mussolini in quel momento era considerato da tutti, a cominciare da se stesso, un politico finito, senza nessun avvenire, e invece D'Annunzio era di nuovo sugli altari di questa impresa gloriosa, luminosa, estremamente affascinante e seduttiva, e trattava Mussolini come un diciamo suo subalterno di secondo rango. Gli scrive da Fiume una lettera durissima perché non ha ricevuto il sostegno che si aspettava, trattandolo come si tratta un servo, dicendogli che se voi non vi muoverete come avete promesso di fare, verrò io a Milano a prendervi a calci. Il rapporto è questo nel 1919, ed è un rapporto che si ribalterà poi, perché Mussolini dimostrerà quelle doti straordinarie di geniale politico limitato alla tattica, alla capacità di approfittare sempre delle circostanze in maniera del tutto spregiudicata, che D'Annunzio invece non aveva e non avrà mai. E si ribalterà anche perché Mussolini parassiterà la straordinaria capacità di movimentare un nuovo immaginario politico, succhiando da D'Annunzio nuove tecniche di seduzione delle masse, a cominciare dai colloqui con la folla, che lui vede andando a Fiume qualcosa che nessuno aveva mai osato fare prima, cioè l'idea che il politico, che quelli della vecchia classe dirigente concepivano il potere ancora come arcana imperi, qualcosa che doveva consumarsi nel chiuso delle stanze dei palazzi, tenendo lontano il popolo e l'elettorato. Invece D'Annunzio fa questa cosa inaudita a un certo punto dal balcone a Fiume, si rivolge direttamente alla folla, la apostrofa, senza microfono, fate attenzione, con la sola capacità, certo, della vocale, e sì, forse quella è la precursione di Piazza Venezia. Allora, in questo viaggio con questi tre mattatori che stiamo facendo, poi arriveremo alla domanda se c'è e perché c'è il rischio di un nuovo fascismo, ma ora Sgarbi ci porta nell'altro luogo simbolo, il luogo che ancora oggi evoca quella storia, il luogo del sepolcro, Predappio. ci sono una serie c'è mai di... stato lei peraltro? Sì, figurati, certo. Peregrinaggio ci va proprio. Ho anche esortato il sindaco di prima, e oggi il sindaco che è di centrodestra, di accendere il faro, perché la cosa più bizzarra, sì, che hanno fatto contro il Duce
e di spegnere il faro di Prerappio, come se il faro fosse colpevole di rappresentare il luogo del mondo dove il faro va riacceso. Perché il faro, come se il faro avesse un colore ideologico. Beh, lo aveva nello spirito fascista, però oggi il faro rappresenta la luce, e comunque la luce è più bella del buio. Vediamo e la allora, seconda foto. Le architetture che vedete sono la misura di una serie di interventi che furono fatti tra Forlì, Argenta, Tresigallo c'era l'architetto, il gerarca Rossoni, che era importante quasi come Balbo, perché era tutta una catena di personalità che stavano tra Romagna ed Emilia, che hanno fatto queste città ideali attraverso i motivi che vengono da De Chirico. Se tu guardi bene, quelle architetture sono le architetture che De Chirico aveva fatto nelle sue piazze metafisiche. E questa è... Qui siamo nel cuore proprio della nel cuore del luogo dove c'è ancora una grande attenzione da parte dei nostalgici, in qualche modo. E la cosa, tutto sommato, può avere anche qualche aspetto, forse è l'unico luogo dove si può parlare di fascismo ancora, perché chi va lì non lo guarda come un luogo di storia, ma come un luogo di rimpianto. Cioè, non c'è rimpianto di del fascismo. E di testimonianza, sì, di fiaccola che non si spegne. Ecco, però questo sembra... Questo. Adesso lo approfondiamo, no, un secondo. Che addirittura il simbolo del movimento sociale sembrava che fosse un trapezio stilizzato che era la bara, che era la di Predappio, da cui nasceva la fiamma. Però rimaniamo un secondo al fatto che questo luogo simbolico continui ad essere meta di pellegrinaggio di generazioni diverse, Sgarbi, perché non è che troviamo soltanto degli anziani signori di 80 anni che nostalgici con il fez in testa cantano giovinezza giovinezza all'alba dei loro 90 anni. Il fenomeno interessante è esattamente questo, cioè passate, io credo ormai forse tre generazioni, perché c'è una terza generazione di nostalgici. Allora posso riprendere però il discorso da Scurati chiedendogli 30 secondi di supplemento di indagine su questo? Finiamo su perché, il momento... Sì, no. Ma sul perché secondo lei oggi c'è una terza generazione che si sente quasi in dovere di tenere ancora alta il testimone di questa esperienza? Qual è la ragione? Guardi, su questo non sono sicuro, però secondo me qui rischiamo di dare un'idea un po' fuorviante di questo straordinario interesse che gli italiani dimostrano nei confronti di Benito Mussolini. Io sono assolutamente sicuro che le centinaia di migliaia di lettori di M, ma voglio dire, i tantissimi altri lettori che si sono dedicati in questi mesi alla lettura di altri libri, non quello che ho scritto io, non lo fanno perché sono nostalgici del fascismo. Qui rischiamo di veramente dare un'impressione pericolosamente fuorviante. C'è una quota di nostalgici che non va disconosciuta e ignorata, ma la stragrande maggioranza delle persone che tornano a voler conoscere il periodo fascista senza i velami ideologici e senza la pregiudiziale antifascista e senza la contrapposizione politica che ha determinato e orientato la conoscenza del fascismo nei 70 anni di storia repubblicana, non lo fanno perché sono nostalgici del fascismo. Se facciamo passare quest'idea, diciamo qualcosa di assolutamente fuorviante, ed è sufficiente per verificare questo vedere le centinaia e migliaia di commenti dei lettori del mio libro o di altri libri che in questi mesi hanno venduto moltissimo dopo la lettura dei libri, che al 95 o al 99% dimostrano che e questo bisogno di conoscere, di sapere, ripeto, senza più velature ideologiche, è un bisogno di conoscenza che proviene comunque da un forte e radicato sentimento democratico, che non significa l'antifascismo militante sotto le bandiere rosse o sotto altre bandiere, ma significa comunque una nuova, spregiudicata conoscenza di ciò che accadde cent'anni fa e della figura di Benito Mussolini, che diventa una palestra di democrazia, che rinnova i sentimenti democratici degli italiani, che non li indirizza verso forme di nostalgia. Io questo ci tengo a dirlo, se no vediamo un grande equivoco. Su questo tema sentiamo anche Giordano Buguerra e poi Sgarbi ci porta a Forlì. A me fa molto piacere quello che ha detto Scurati e lo condivido pienamente. Io aggiungerei che questo interesse, soprattutto dei giovani, al fascismo non è dovuto a un interesse politico, non lo si vuole ripetere,
è che non lo conosciamo, perché non ci è mai stato insegnato, non ci è mai stato insegnato a studiarlo. Abbiamo dovuto aspettare la metà degli anni 70 per avere i saggi di De Felice, e mi permetto anche i miei, che hanno cominciato ad aprire una finestra. Una biografia ma di Bottani. Si è tardato enormemente nel confrontarsi con il fascismo. E quindi i giovani vogliono sapere, tanto più perché oggi ci si richiama continuamente all'antifascismo, cosa sia stato il fascismo, per capire se veramente corriamo un pericolo fascista. Le situazioni politiche storiche sono completamente diverse, i pericoli arrivano da altre idee, da altre realtà economiche, da altri problemi che tutti conosciamo. Bene. E quindi è bene che ci si interessi a questo fenomeno. Allora, perché ci vuoi portare a Forlì, Vittorio? No, volevo dire che i bei discorsi dei due amici Scurati e Donato Buroguerri sono sicuramente condivisibili, ma sono totalmente sbagliati rispetto a quello che stavamo dicendo. Cioè, improvvisamente Scurati ha confuso il suo libro con Predappio. Io ho detto, parlando di Predappio, che l'unico luogo dove si va con nostalgia fascista reale, quindi non per una ragione di conoscenza storica o di curiosità o di riapertura revisionistica di quel periodo, sull'arte poi non se ne parla neanche, cioè l'arte ha patito una violenza, artisti meravigliosi cancellati completamente, i miei libri sul Novecento servono a dimostrare come quegli artisti furono grandi e sono di tre nomi che sono protagonisti Andreotti, del Novecento. Wildt, di primissima grandezza, proprio perché umiliati da un antifascismo di maniera. Dicevo solo che siamo stavamo guardando il sepolcro, che chi va a Predappio, diversamente da chi va a Tresigallo, da chi va a Pomezia, da chi va a Leur, da chi legge il libro di Scurati, da chi legge i saggi di De Felice, chi va a Predappio è nostalgico. Una nostalgia legata a un fatto affettivo, cioè non va lì per vedere un dato storico, ma per un rimpianto ideologico, e forse non saranno tanti, ma quanti siano, saranno 50.000, 100.000, quelli sono fascisti veri, e sono fascisti peraltro non pericolosi, perché sono fascisti idealisti. Il fascismo ha due componenti, una di valori condivisibili, perfino dal mondo ebraico, pensa a Ravenna, a Ferrara, cioè podestà fascista, cioè valori di famiglia, di religione, di patria, di nazione. Il tutto prima delle leggi razziali, fino al 1938. C'è un fascismo che non può essere giudicato soltanto violenza, volontà di sterminio degli ebrei, è un mondo a cui alcuni giovani credono, e credono con un'integrità che quella, vedevo prima, tra i firmatari del manifesto fascista, voluto da Gentile, così come quello antifascista fu voluto da Croce, ci sono personalità straordinarie, ci sono Salvatore Di Giacomo, Perché Ducati, Curzio Malaparte, Marinetti, Ferdinando Martini, Ugo Ietti, Panzini, Pirandello, tutti i colleghi di Scurati, Corrado Ricci, Margherita Sarfatti, Ardengo Soffici, Ugo Spirito, Giuseppe Ungaretti, Guido da Verona. Sì, l'80% della cultura italiana. Ingrao ha scritto un'ode al Duce. Allora voglio dire, sì, non dobbiamo dire anni. No, ma intendo dire Montanelli era fascista, certo. È stato fascista. Vabbè, anche no, Scalfari, allora non dire, può all'inizio, sì, forse, ma però non vuol dire va registrato che l'adesione di quei giovani ancora fascisti a Predappio non è soltanto una cosa negativa, corrisponde a una quota di valori ideali che il fascismo ha tradito, ma che ha comunque innalzato. Bene. Lo dico perché altrimenti sembra che siamo tutti anime belle. Questo mosaico, perché lo hai scelto in questo viaggio ideale? Beh, che stiamo facendo? Nell'iconografia del vento. Nei mosaici fatti a Forlì, che è la città che viene, c'è la formula di D'Annunzio che il fascismo riprende. Quella è la costellazione dell'orsa, e c'è memento audere semper, e c'è l'idea del coraggio, della forza, che è quello che determina il fascino anche, diciamo, deviato del fascismo, cioè l'idea che ci sia qualcuno che decide per tutti una cosa giusta. Questo invece divertente è l'origine, secondo sono te. I sorci verdi, che sono legati da qui la famosa espressione ti farò vedere i sorci verdi, ecco, che però secondo me precede, perché sopra l'aeronautica italiana che andò nel 1937 a sostenere la
guerra civile in favore di Franco, c'erano i tre sorci verdi che venivano, pare, da uno di questi piloti che diceva in romanesco: le faremo vedere i sorci verdi, che poi non pronuncio. E quindi quello poi diventa sugli aerei. D'altra parte l'aeronautica italiana è un altro dei monumenti del fascismo, della figura inossidabile e assoluta di Italo Balbo. Però ricordiamo dove lo troviamo questo, per chi ci ascolta così. Beh, lo troviamo sugli aerei che erano andati a combattere. No, a Forlì. Tutti i mosaici che vediamo sono di Forlì. Ancora al Vittoriale, ancora con Giordano Bruno Guerri, adesso entriamo in un altro spazio. Dove tutto siamo, bene. Bruno Guerri? Ci guidi lei? Sala da pranzo. Sala della Kelly. La sala della Kelly. Qui siamo nella sala da pranzo, detto la sala della Kelly, c'è una grande tartaruga a capotavola, il guscio è vero e la scultura è di Brozzi. E questa scultura, questa tartaruga, secondo la leggenda e secondo quello che diceva D'Annunzio, morì per un'indigestione di tuberose nel parco del Vittoriale. Quindi lui l'ha messa a capotavola per ricordare agli ospiti di essere parchi, di non mangiare molto. Infatti lui li faceva sedere e poi se ne andava a mangiare poche cose da solo. In realtà ho fatto fare delle indagini. Gli animali non muoiono di indigestione. Quella povera tartaruga donata dalla Marchesa Casati e portata dall'Africa sahariana, subsahariana, morì per problemi di salute normalissimi. Bene, sulla morte della tartaruga... Però le guide continuano a rassentare. 60 secondi di pubblicità e poi torniamo, non tanto sul giallo della morte della tartaruga. Ancora un frammento straordinario di Popolizio. Dopo il mini spot, pochi secondi. Il teatro dei fasci adesso si sta riempendo a una velocità sorprendente. Per la prima volta Umberto Pasella non è più costretto a mentire sui dati del tesseramento. Dopo i fatti di sangue di Bologna e di Ferrara, da 1.065 tessere vendute nel bimestre ottobre-novembre, si è balzati a 10.860 vendute in dicembre. Oramai in tutta Italia si contano 88 sezioni per 20.000 iscritti. Ogni volta che una squadra fascista brucia in piazza una bandiera rossa, centinaia di piccolo borghesi si mettono in fila alle sedi del fascio. L'effetto è a palanca. Il fascismo si diffonde con la progressione del contagio. È gente nuova, gente ignota, gente con cui lui, fino a un anno prima, non avrebbe preso nemmeno un caffè. Una folla di impiegati e bottegai che fino a prima della guerra assisteva indifferente alla politica, né di destra né di sinistra e nemmeno di centro, né rossi né neri. I nuovi fascisti sono tutta gente che fino a ieri tremava per la paura della rivoluzione socialista, gente che viveva di paura, mangiava di paura, beveva paura, si coricava nel letto con la paura. Dei piccoli borghesi odiatori. Di questa gente sarà formato il loro esercito. Tutte brave persone prese dal panico. Tutta gente scossa nella propria fibra più intima da un desiderio incontenibile di sottomissione a un uomo forte e al tempo stesso di dominio sugli inermi. Oh. Sono pronti a baciare le scarpe di qualsiasi nuovo padrone, purché venga dato anche a loro qualcuno da calpestare. Da applauso anche questa interpretazione. Scurati, quello che produce questo ribaltamento di destino, lo avevamo lasciato nel tuo racconto, Mussolini in grande difficoltà, in uno stato di prostrazione anche psicologica, e improvvisamente tu racconti in questo passaggio le cose tornano a funzionare.
il fascio diventa il movimento del presente. Cosa è accaduto nel frattempo? Cosa ha prodotto il ribaltamento? Una sola cosa, la violenza. E questo mi dispiace, ma mi costringe a dissentire da quanto diceva Vittorio Sgarbi prima. Vale a dire, Sgarbi ha sicuramente ragione quando dice che fin dalla prima ora grandissimi artisti, grandi intellettuali credettero e sostennero il fascismo. Mi permetto di citare, non sono sicuro che li abbia citati, soltanto, non so, Mario Sironi e Ottone Rosai tra i poeti. Sironi è stato, anche secondo me, uno dei grandi pittori del secolo e fu un fascista convinto fin dalla prima ora, disegnava gli schizzi sulle copertine del Popolo d'Italia, e altri grandi uomini d'ingegno hanno sostenuto il fascismo. Io vorrei ricordare che Pirandello prese la tessera del fascismo nel momento peggiore, in cui Mussolini era abbandonata da tutti a causa dell'orrore che aveva suscitato nella popolazione italiana il brutale omicidio di Giacomo Matteotti. Lui prese la tessera del fascismo proprio in quel momento. Ma questa è una macchia ignobile sulla carriera, sul pedigree del grande artista Pirandello. Non si può sostenere che ci sia stato un fascismo di alti ideali e poi un fascismo di tradimento di quegli ideali. La storia del fascismo, considerata e raccontata senza pregiudiziali ideologiche, dimostra che la violenza brutale, ferina, assassina, organizzata in forma paramilitare, che l'oppressione, il dispotismo, la brutalità furono caratteristiche connaturate all'idea e alla pratica fascista fin dal primo momento, fin dal 1919. Il fascismo non sarebbe mai andato al potere, non avrebbe mai conquistato il potere e non avrebbe mai sedotto moltissimi italiani se non avesse usato sistematicamente l'assassinio politico come strumento di lotta politica. Questo va ricordato, ed è importante sottolineare che non fu solo l'oppressione della violenza a conquistare il potere ai fascisti, ma fu anche la seduzione della violenza, certo. Perché moltissimi italiani furono affascinati e provarono una sorta di desiderio politico nei confronti di quella violenza che sembrava risolvere una situazione ingovernabile, che sembrava dirimere per sempre. Certo. Un conflitto insanabile. Allora, però io caratteristica totalmente originaria del fascismo rende i nostalgici di oggi, dopo tutto quello che sappiamo, imperdonabili e ignobili. Bene, ignobili fino a un certo punto, perché Pirandello ignobile non fu, ma la parte ignobile non fu, e tu hai scritto un libro su Mussolini, non su Matteotti. Ma la parte potevi fu fare un libro ignobile, su Matteotti. Ma la parte fu ignobile. Posso raccontare ignobili. Una cosa? Ma la e allora parte vuoi che ti dica una cosa? No, Fidel Castro era come Mussolini. Fidel Castro ha fatto le stesse cose e in quel regime sono ancora in galera i dissidenti. Sì, quindi non parliamo di teorie. Però uno potrebbe vedere mille dittatori. Ho capito, ma non possiamo dire che la colpa di Mussolini vuol dire che il fascismo è tutto da buttare via. Tutte bugie. Non c'è niente, cioè, questa è una costruzione. Perché hai fatto il libro su Mussolini invece che su Matteotti? Però, No, perché Mussolini non ha una componente negativa assoluta, ha una componente così fascinosa che serve anche a scrivere un romanzo. Perché la nostalgia di Mussolini è anche nel decidere di scrivere di lui. Perché devo scrivere del male assoluto? Però scrivere una biografia non significa aderire a un certo senso intellettuale. Dico che non può dire che tutto quello che il fascismo ha preso sia negativo, perché Balbo non era negativo, Pirandello non era negativo. No, però dice, nasce comunque da un atto di violenza. Ma anche il castrismo, cioè è un movimento che nasce con un atto di violenza. Tutte le dittature sono così, che ci mettiamo. L'effetto, cioè, tu non puoi parlare della causa negando una serie di effetti positivi, compresi quelli urbanistici, architettonici, letterari, teatrali, la Normale di Pisa, qualunque cosa, la Treccani, tutto negativo. Allora ti faccio vedere. Stiamo parlando, io parlavo delle. Hai scelto l'obelisco Dux. Io non sto dicendo che questo. Qualcuno voleva scalpellare. Scusate. Sì, ora scusate. Veniamo da te. Ecco. Veniamo Luca. Da. Sì, vai. Vuoi intervenire su questo? Avete qui uno storico del fascismo. Vai, parla. Si sta divagando. Voglio dire, Scurati ha parzialmente ragione. La violenza certamente è una componente dominante della nascita del fascismo e del suo affermarsi.
però bisogna considerare tutta la situazione. Venivano da una guerra con 600.000 morti, i morti, la violenza non faceva effetto. C'era poi una violenza dall'altra parte, perché i socialisti non scherzavano con la violenza. Quindi non si può semplificare così. E dire che, per esempio, Malaparte si comportò in un modo ignobile perché si iscrisse al fascismo non è assolutamente comprensibile. No, non per questo, se me lo fate spiegare. È comprensibile, prego. Se certo. Si dice perché la sua testimonianza al processo Matteotti, quella è tremenda. Certo. Però non si può generalizzare certo, io a quello mi riferisco. Così. Vabbè, ma ognuno fa gli errori. Certo. Appunto, no, però posso bisogna precisare. Dirlo. Precisa, scusate. Prego, precisa. Sì, certo. No, non è assolutamente mia intenzione rappresentare il fascismo come il male assoluto e come qualcosa che fu solamente ignobile. Una delle peculiarità del libro è di cercare di raccontare il fascismo senza pregiudizi, torno a dirlo, e raccontando anche la violenza dei socialisti e raccontando anche le doti e le capacità straordinarie che ebbe Mussolini e le cause storiche che lo sospinsero verso il potere, nella convinzione che comunque i lettori giungeranno, nonostante tutto questo, alla fine a una condanna del fascismo. Io quando dicevo che Malaparte fu ignobile, mi riferivo non tanto al fatto che il giovane idealista Malaparte prese la tessera del fascismo e fu un giovane squadrista, mosso magari anche da convinzioni ideali, ma al fatto che lui si rese disponibile al processo Matteotti, che era stato brutalmente assassinato e orridamente sepolto, a rendere falsa testimonianza, si offrì volontario per infangare la memoria di Matteotti, accusandolo da morto di essere stato il mandante di un assassinio politico in Francia, sapendo benissimo che Matteotti non c'entrava niente. Questo è l'atto ignobile di Malaparte ed è l'atto ignobile di un grande scrittore. E quello che io dicevo non è che tutto il fascismo è stata viltà, dicevo che fin dall'origine nel fascismo, anche nelle sue tensioni ideali che producono grande arte, c'è la cifra mortuaria e mortifera di questa violenza. Bene. Che rompe con la storia e con la società, anche nella grande arte fascista, allora, c'è allora la grande architettura fascista che noi ammiriamo, non possiamo ammirarla a prescindere dal fatto che è espressione di un progetto totalitario. Certo. E questo è il motivo, allora certo. Per questo abbiamo preso quell'obelisco, il Foro Italico, ancora oggi, ripeto, un anno fa la Boldrini, Violante, hanno messo in dubbio che dovesse essere ancora tutelata quella scritta. Vediamolo, assurdo. Vittorio. No, volevano cancellarla, una cosa sì, volevano assurda. Abbraderla. Questo è assurdo. È anche impossibile dal punto di vista tecnico. Vediamo la foto della Torre Vittoria di Sabaudia. Beh, l'obelisco. Prima l'obelisco. Vai. Vai, però vediamola. Dice Mussolini Dux. Ecco, eccolo sì, qua. Eccolo qui. Questo qui no, non è questo. No, questo è Sabaudia. Questo è Sabaudia. Questa è la Torre Vittoria di Sabaudia. Beh, una bellissima architettura. Io tendo a sospettare di questa ricostruzione in cui degli atti di violenza segnano la ignobiltà di un movimento, perché oltre a essere la stessa cosa il comunismo russo, il comunismo cinese, il comunismo castrista, c'è anche il caso Cucchi. Il caso Cucchi vede delle persone che uccidono, sono dei carabinieri di Stato. Dobbiamo immaginare che il Presidente del Consiglio sia responsabile per l'omicidio, quindi io... No, anche le democrazie fanno delle cose terribili, allora, questo io sono assolutamente lì certo. Era congenito un movimento, sono assolutamente un'idea. Certo che l'atteggiamento del 1925 di Mussolini, quando assume la responsabilità dell'omicidio Matteotti, sia una scelta politica sbagliata, ma che non vuol dire una missione diretta di responsabilità. Lui ha coperto altri, come d'altra parte alcuni generali hanno coperto i carabinieri. Allora, il tema non è che puoi dire partendo di lì, siccome c'è stato l'assassinio Matteotti, tutto il fascismo non vale nulla. Perché il fascismo è stato anche Fermi, Marconi, cioè voglio dire, il fascismo è il monumento della civiltà italiana, il fascismo è Sironi, il fascismo è Sartorio, il fascismo oggi è Pirandello. Oggi comprato il fascismo... dai colossi del lusso per francese. Faccio fatica a capire perché un giovane dovrebbe meditare di non essere
amico di Che Guevara o di Castro, perché Castro e Che Guevara si sono macchiati di delitti ignobili. No, ma sono però contesti dico, diversi, no? No, dico, cioè, situazioni diverse. Una premessa. Compito di uno storico e anche di un giornalista, sì, di uno storico, è quello di collocare i fatti io ho per detto, come però, avvengono una cosa diversa, e quando che avvengono, un giovane quindi fascista di oggi che va a Predappio crede a valori ideali in buona fede. Dobbiamo purtroppo... Giordano, c'è, Giordano Bruno Guerri, c'è il rischio di un ritorno del fascismo? Non abbiamo sentito no, questo su questo il tuo parere, cioè l'idea dell'intolleranza, della rabbia... Ma quel fascismo certamente no, ma chi si mette gli stivali e marcia cantando? C'è il rischio di un fascismo di un tutt'altro tipo, di tipo economico. I grandi agglomerati di potere digitale, questo è il vero potere, il fascismo dell'Unione Europea che decide per tutti senza che i cittadini veramente possano intervenire, che ci impone le leggi da applicare, questi sono i pericoli. Io quel fascismo di Casa Pound veramente non lo temo, è una piccola malattia infantile di qualsiasi società. Grazie a tutti. Niente gli ospiti di più. Dobbiamo chiudere. Grazie Bruno Guerri, grazie troppo a corto. Scurati, il 900 grazie di a Vittorio Sgarbi che con il suo 900 della nave di Teseo ci racconta da Lucio Fontana a Pietro Guccione il quello che è avvenuto dopo il fascismo. È stata una bella puntata, non sono volate delle sedie e quindi questo Sgarbi cominciamo subito. No, Cairo ringrazia. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a chi ci ha seguito. Buonasera.